Benvenuti a casa. Oggi andiamo di chiudere la porta. Facciamo un menù mediterraneo, però mediterraneo di terra, cioè niente pesce. Diciamo che la dieta mediterranea ci permette di fare menù meravigliosi anche eliminando un ingrediente sfizioso come il pesce, ma facendo solo piatti di terra. Allora, incominciamo con delle doppiette di melanzane, che sono poi delle torrette fatte con le melanzane che prima abbiamo cotto in forno, con la mozzarella, il pomodoro. Sono un antipasto molto goloso e anche bello da vedere. Poi facciamo gli spaghetti al pomodoro, però non semplicemente gli spaghetti al pomodoro, hai 4 pomodori, perché li usiamo tutti, usiamo i pelati, usiamo il concentrato, usiamo i pomodorini secchi, i pomodorini freschi. È una pasta da urlo. Tra l'altro viene Fabio Canino a farla con noi, che è molto simpatico, sicuramente sarà un piatto divertente e delizioso. Poi facciamo la tatin, però fatta con i pomodori e una specie di crumble di briciole, golosissimo. Poi un dolce fatto con le prugne, una specie di mousse delicatissima. E poi c'è l'apericetta, che è una ricetta ligure, un marò. Vi spiegherò dopo di cosa si tratta. E allora mettiamoci a cucinare. Doppietta di melanzane, cioè una torretta fatta con le melanzane grigliate, con la caciotta, il pomodoro, buona, un antipastino o anche un piatto unico un po' leggero. Quindi partiamo da una melanzana che tagliamo a fette. Allora, si possono queste melanzane friggere, il che rende tutto molto buono ma un po' più grasso. Si possono grigliare in padella, il che rende tutto un po' più lungo e noioso, a mio parere. Si possono cuocere sulla placca del forno, che secondo me è il metodo più veloce. Forse più veloce no, ma più semplice, perché uno le mette dentro, le dimentica per un quarto d'ora, 20 minuti e loro sono pronte. Quindi è ciò che faremo. Io spesso faccio anche la parmigiana di melanzane, quando proprio non voglio esagerare, la faccio in questa maniera, cioè con le melanzane fatte così. E sono buone. Ok, fate così, poi ci mettete un pizzichino di sale, che non guasta, un goccino d'olio, ma anche no, se non volete, e 200 gradi più o meno come temperatura, le mettete in forno. Non saprei darvi proprio un tempo preciso, un po' meno di mezz'ora, secondo me. Queste sono quelle pronte, sono ancora un po' calde, devo prendere la presina, sennò mi brucio. Vedi come sono belline? Sono come se fossero fritte, però sono leggerissime. Ok. Adesso prendo un'altra placca del forno perché devo fare le mie torrette. Per fare le mie torrette ho bisogno, invece della mozzarella che si squaglia un po' troppo facilmente, velocemente, la caciotta bianca, che a me piace da pazzi perché ha un gusto veramente delicato. La taglio a fettine sottili. E i pomodori. Dunque, prepariamo la nostra torretta così. Una fettina di melanzana. Un pezzo di caciotta, cercherò di avere più o meno la stessa forma, così. E il parmigiano, aspettate che lo prendo. Poi melanzana, vedete qui c'è già l'olio. Quindi non c'è, e anche il sale, non c'è bisogno di mettere altro. Una fettina di pomodoro e una fogliolina di basilico. Un'altra melanzana. Un'altra caciottina.
parmigiano e concludiamo con tutto quanto. Sia la caciotta, sia una fettina di pomodoro, sia una fogliolina di basilico e sia un po' di parmigiano. Ne facciamo due. Ok, completo con un po' di sale ancora e una giratina d'olio. Questo cuoce poco, un 10 minuti, appena il formaggio si è sciolto, perché in realtà è tutto cotto. Aspettando che qui il formaggio si sciolga, io vi faccio vedere le torrette che sono pronte. Guardate che belle. Prendo un piatto. Vediamo se riesco a far crollare la mia torretta. Questa non ha proprio bisogno di niente, solo di essere mangiata. Ho affettato le melanzane, le ho sistemate in uno strato sulla placca da forno, le ho salate, le ho unte d'olio, le ho cotte a 180 gradi per mezz'ora. Poi le ho farcite con le fettine di caciotta e il parmigiano, le fettine di pomodoro e il basilico, ho ripetuto tutti gli strati, ho salato, ho completato con un filo d'olio, ho cotto in forno a 200 gradi per qualche minuto fino a che il formaggio non si è sciolto. Adesso facciamo la spuma a sorpresa, mi preparo dopo la pubblicità. Adesso facciamo il dessert, una spuma a sorpresa, che è molto leggera, fresca, perfetta secondo me per finire un menù mediterraneo, anche perché ci sono le prugne. Partiamo dalla frutta che andiamo a frullare. Qui sono 200 g di polpa di prugne snocciolata, quindi, e sbucciata. Andiamo a mescolare con lo yogurt. 140 g di yogurt agli agrumi, ma potete usare anche lo yogurt bianco o il gusto che preferite. Mi stavo dimenticando che la prima cosa da fare è ammollare la gelatina. 4 fogli di gelatina. Acqua fredda. Li lasciamo in ammollo. Dunque, torniamo dal nostro yogurt, dalle nostre prugne, manca lo zucchero, sono 50 g di zucchero. E tritiamo. Montiamo la panna che ci serve per rendere questa purea una spuma. Così. Ce ne sono 150 ml di panna. No, un po' meno. 100 ml di panna fresca, la montiamo. Ok, ci siamo. Allora, trasferiamo un pochino del nostro composto di prugna qui, lo scaldiamo perché dobbiamo farci sciogliere la gelatina. Così. La facciamo sciogliere. Ok, via. Mettiamo in una ciotola,
incorporiamo il resto delle nostre prugne con lo yogurt. Non è troppo caldo, quindi possiamo metterci anche la panna. Ok, e adesso mettiamo la nostra spuma nei pirottini e per dare più consistenza e un tocchino in più, sulla base ci mettiamo un pavesino. Qui io i pirottini li ho ricoperti con la pellicola perché almeno poi è più facile sformarli, eh? Mettiamo sulla base così. Poi a seconda della stagione, secondo me, si può anche cambiare la frutta, so, le pesche, le albicocche. Questi li facciamo riposare in frigo e prendo quelli pronti. Anzi, farò un impiattamento singolo. Volevo mettere un pochino di miele. Visto che comunque non è troppo dolce la nostra spuma, quindi ci può stare bene. Un po' di granella, di nocciole. Lascio così, rimane un po' come fosse un crumble, no? Con il miele e le nocciole attaccate. Poi sulla base possiamo mettere degli altri pavesini. Questo adesso è facilissimo da girare perché abbiamo messo la nostra pellicola. Zucchero a velo e via. Oh. Ho ammollato la gelatina, ho frullato le prugne con lo yogurt e lo zucchero. Ho montato la panna, ho messo a scaldare le prugne, ci ho sciolto dentro la gelatina, ho incorporato delicatamente la panna, ho ricoperto i pirottini con la pellicola, ci ho messo i pavesini sulla base, poi ho riempito con la spuma, ho fatto riposare in frigorifero, ho versato sul piatto un goccio di miele, poi la granella di nocciole, un letto di pavesini, ho rivoltato sopra la mia mousse e ho completato con lo zucchero a velo. Ciao Massimo, ciao, vedo Benedetta. Che hai tutti i profumi del Mediterraneo. Profumi del Mediterraneo, bravo. Che andremo a sviluppare. Infatti io preparo la tavola, così poi ti lascio spazio. Allora, la tavola anche qui ha tutti un po' i colori e le foglioline che sembrano di basilico. Mi sono sbizzarrita un po' anch'io, eh. Mettiamo i bicchieri, le posate. Poi ho fatto il tovagliolo, il portatovagliolo con le arance essiccate e il rosmarino, proprio i sapori del Mediterraneo, tu stai su. Per avere un segnaposto un po' goloso, ho preso un barattolino un po' bello di vetro e ho deciso di riempirlo io con i sapori che volevo. Quindi ho fatto un misto di olive verdi e olive nere. Potete scegliere voi poi cosa metterci dentro, no? Questo lo mangio. Guarda lì come aspettavo. Buona? Io adoro le olive. Direi basta. Ricordate di mettere la salamoia.
quella che avete prelevato dalla confezione originale che avete comprato. Poi ci mettiamo un bel tappino, prendo anche le altre, ci potete mettere magari il nome degli invitati. Mentre io mangio le olive, tu cosa prepari? No, è diversa la situazione. Cosa prepariamo? Caro. Allora, prepariamo il nostro centro tavola e andiamo a creare dei piccoli bouquet. Ok. Allora, io ti faccio preparare un bouquet con rosmarino. Mm-hmm. Io ne preparo uno con basilico. Poi lo facciamo anche di ipericum. Di che? Ipericum, l'ipericum è un'erba officinale. Oh. Usiamo questo perché potrebbe essere abbastanza simile al cappero. È vero, c'è ragione. A questo punto abbiamo fatto il bouquet. Sì. Non abbiamo il contenitore. Te lo sei dimenticato a casa? Ce l'ho, è una cosa strana. Allora, io ho preso queste pietre. Queste sono delle pietre che ho trovato in giro. Mm-hmm. E come sentirai al volo? Pazzo! Però sono leggerissime. Sì, ma se mi cadeva su un piede mi faceva male. È lava vulcanica, si trova in giro nei centri di giardinaggi, costa okay. 20 centesimi proprio. Fantastico. E lo usiamo come centrotavola. Vai. Dato che dobbiamo ricordare. Sì, è vero, la bello. Terra, il sapore, tutto, siamo sul marrone. Ne appoggiamo uno da una parte e uno dall'altra. Così. Perfetto. E poi andiamo a inserire i nostri bouquet. Così, come se nascessero praticamente. Ah, forte! Andiamo a mettere qua. E poi prendiamo l'eucaliptus. Questo non lo usiamo tutto perché è grosso, sì. Usiamo solamente la punta. Ed è bello questo perché ha stessa tonalità. Sì, è vero, un po' marroncino della tovaglia. Andiamo a riempire quella piccola grotta che abbiamo fatto. Ecco qua. Molto d'effetto. Molto d'effetto. Grazie Massimo. Dico, e anche profumato oltretutto. E anche tutto profumato. Bello, bello. È arrivato Fabio Carino. Va bene. Andiamo a vedere se piace anche a lui. Lui è un giudice, attenzione. Ma ciao, buongiorno. Fabio. Ciao, benvenuto. Grazie. Benvenuto. Devo mettermi le pattine? Certo, vabbè, per oggi no. Vabbè, vabbè. Posso stare... Come ti ho portato un petit cadeau. Oh, grazie. Massimo, buongiorno, Fabio. Piacere. Abbiamo appena fatto una composizione lavica. Che bella. Grazie. Mediterranissima. Vero. Oggi sì, oggi Mediterraneo di terra. Bello. Andiamo. Allora, ti ho portato questo regalo. La mia posizione di qua, scusami. Ah, giustamente. Mi comandi. Che mi porti di bello? È un, come potrei immaginare, un appartamento. Magari. Perché tu sei venuto a casa mia a curiosare sì, sono anni venuto. Fa, l'anno scorso, cos'era? O 2 anni fa, vediamo. Ma sei scemo. Le ricette di Casa Clerici. Io il primo ce l'avevo, il secondo non ce l'ho. Perché è giusto. E mi che fa questa... molto piacere. Sai che a me Antonella Clerici piace da Massimo. Lo so, lo non so. Ci conosciamo, però a distanza ci sarebbe facciamo sempre una carambata. Però non posso leggerlo, perché sennò mi viene da copiarle le ricette. Ma copiatele, tanto la cucina è tanto quella. Tanto sono sempre quelle. Va bene, dai. Ma lo metto così? Dai, mi fa molto ridere. Sì, perché è giusto, bisogna unire tutti, ma sì, tutti i canali. Ma sì, la televisione è una. Oh, sono d'accordo. No, vabbè, non cambiate canale però. No, no, adesso guardate qua. Sennò... Perché c'è Fabio, scusa. Soprattutto per quello. Che è un sì. grandissimo cuoco. Ma io cucino, mi piace. È il momento, diciamo, di convivio. Nel senso, non mi piace andare fuori, feste, eccetera. Il momento di mangiare è importante. E quindi spesso hai gente a cena, ti spesso. Piace, ho fatto la casa qua. Quasi per quello, nel senso c'è una terrazza molto grande, d'estate amici che non bello, hanno terrazza, bello. Vengono a casa mia. Molto carino, bravo. E oggi facciamo una pasta molto mediterranea. Molto mediterranea, che è nata in realtà perché in vacanza, tu lo saprai bene, si prende le case, gli appartamenti, sì. si riempie il frigorifero, quando è il momento di andare via avanza un sacco di roba. È vero. Non è che te la porti via. Allora con quello che c'è ci siamo inventati questa pasta ai 4 pomodori. Fantastico, bene, bene. Allora partiamo, tra l'altro io ce l'ho anch'io una ricetta così nel mio libro, quindi sono curiosa del primo libro. Sono curiosa di vedere se è un po' come quella che faccio io. Beh, sarà simile. Ti cedo i comandi. Tu avrai bisogno magari di un tagliere. Sì, un tagliere allora, per la cipolla. Io intanto metto, guarda, la pancetta sì? a cuocere, senza olio, senza niente, perché in realtà sì, la pancetta bella... fa... Bravo, mi piace. Devo accendere il fuoco? Sì.
Questo è il primo. Questo? Vai. Così. Bassa però. Va bene. Questa è affumicata o dolce? Questa è normale. Ok. In realtà quello che c'è in sì, esatto, è vero. Esatto. Questa okay. fa da sé una sorta sì. di olio e ci mettiamo poi appena è cotto un po' di cipolla. Giusto, cipollina. Così potremmo bastare, ne mettiamo ancora un po'. Mettine ancora, dai, sì. Su. Tanto io ti mescolo di là la pancetta. Brava. Senti, ma questo ruolo di giudice? Com'è? Beh, è tipico italiano, nel senso parlare tanto di una cosa che non conosci. Dire la tua è una roba molto italiana. Ma tu balli? Io ho ballato, sì. Però ah, sì? Sì, io ho ballonzolato. Penso quando facevo l'animatore, certo. addirittura in Grecia facevo i corsi di sirtaki, io. Ma dai, sì, qual è il sirtaki? È quello che devi fare tutto Tommy? Bene. Così. Dai, lo sapevo che non dovevi dire. Già, così. Così, gamba destra larga uh-huh. e chiudi. Uh-huh. No, al contrario si torna indietro, così. Vale. E così. Sai che saremo di nuovo sui nuovi mostri, io ci vado tutte le settimane. Beh, insomma, no? Piacere. Così da, e poi insomma, la musica, poi perché per cucinare ci vuole sempre la musica. Io quando cucino ho sempre la musica. È vero, anch'io. Ok. Quando è abbastanza sì. cotta, ci buttiamo la cipolla. Esatto, che così sfrigolerà con l'olio della, esatto. della pancetta. Non ci sono più le cipolle di una volta, non si piange più con no, le cipolle. Sai quando è che si piange? No. Adesso, cioè quando la cipolla cotta. Incomincia a scaldarsi, tira su ah. tutti i suoi... ecco. Sì, vedrai, se rimani un attimo qui ti raccolgi. Volentieri. Ti frega anch'io, arrivo di cacca, questa volta non mi ha fregato. E invece poi... Ecco, ora lasciamola un po' cuocere. Che buon profumo. Buono. Bravo, bravo. È un po' simile a casa tua, eh? Sì, è vero. E beh, l'abbiamo fatta un po' stile casa mia. Torno al mio posto. Ce l'hai quelle pinzettone che avevi? Da cuoco? No, ho fatto una cosa simile. Quelle grosse non ce l'ho, ho queste piccoline. Per le sopracciglia. Sì, quelle per le sopracciglia, quelle un po' sviluppate. C'è da tagliare qualche cosa? Allora, bisogna mettere la prima cosa che va messo appena la cipolla ha preso un po' di personalità. Dice la cipolla presa per sì, sì, ha molta personalità. Ci mettiamo i pomodori secchi, che buone. Di solito li abbiamo nel frigorifero perché d'estate sono aperitivi, sì, avanzano, per non buttare anche a me tantissimo. Andiamo di pomodorino secco. Anche questi si tagliano a pezzettini. Poi questo ognuno fa come vuole, c'è cioè sì. chi li vuole interi, chi li vuole a pezzettini. Sì. Mettere d'accordo tutti, signora mia. Cioè. Non è facile, basta non chiedere. Io tipo se a casa mia comincio a chiedere tu Fabio cosa vuoi, tu Matilde, tu Eleonora, Dieghino, allora sei rovinato. Dici a tavola, ma io volevo. Purtroppo me lo dovevi dire prima. Così si fa. È vero. Già questi hanno già un po' d'olio che chiaramente togliamo. Certo. Ma quindi tu sei cucina sana così? No, mai, che cucina non sana. Mai. Diciamo ormai è un periodo che io sono a dieta, in realtà dal 63. Però ultimamente ci sono a dieta veramente, allora sto un po' più attento. Però gli sei ospiti, informissima. Insomma, sarà ancora il ballo. Devo prendere... Se vuoi, guarda lì ci sono, c'è la carta. Ecco, sì. Devo dire che la televisione poi, come tu sai, dà 6-7 kg. Ah sì, ogni volta che uno mi vede, oh come sei dimagrita. No, è che tu no, mi vedi tu in televisione. Anche in no, televisione. Allora, in realtà qua dovremmo aspettare ancora un po', ma noi tanto... Mm-hmm. Beh, possiamo approfittare per tagliare qualcos'altro. Ah, tipo gli altri magari pomodori, brava, vedi l'organizzazione, vedi? Brava. Se vuoi ti aiuto io sì, a tagliare i pomodorini. Sì, tagliali tu quelli, perché io se non faccio... Un'altra cosa che io faccio, non so se ti piace, l'acqua della pasta, sì? ci metto delle foglie di basilico. Buono! Perché così anche l'acqua prende un po' l'aroma... L'aroma se ti piace il basilico, a me perché da a me piace... Io lo metterei ovunque, anch'io. Anche nel cappuccino. Posso già metterla? Sì, alla grande. Mi brucio? Sì, sì sicuramente. All'acqua che già bolle. Eh sì, noi siamo avanti. Quanto cuocerà? Una decina di minuti poi la pasta, sì. Dipende allora. Dal tipo, anche quello poi dipende. Tu sei spaghetti, da spaghetti. Qui sì, c'è, certo. La pasta al pomodoro chiama lo spaghetto, secondo me. Va da sé, insomma. Ma guarda allora. Lei veloce, brava. Ma sì, dai, a si metà. Vede, insomma. Ma tu anche quando torni a casa poi cucini? Sì. Te l'avranno chiesto tu? No, sì. Quando torno a casa e fai le ricette, le provi qua? O prima no, ormai ci siamo, stiamo mangiando in maniera molto light a casa, perché dopo 3 anni di programma in casa avevo bisogno di credo. Sì. Mi ricordo. Di intossicare un po'. Mi ricordo per quando cui... sono venuto io eri anche molto titubante se farmi entrare o meno, perché io dicevo alla produzione... Diteli che voglio andare per un programma di Sky sì. a casa di... Io avevo paurissima e invece è stato stato troppo carino. Siamo molto divertiti, molto divertiti. Molto. E io pensavo fosse una cucina finta, invece era proprio no, casa. No, è quella lì. Senti, perché non piango tanto... io ancora, la cipolla... Sei un uomo durissimo. Cioè. Sono duro, cioè non ho cuore, nemmeno per una cipolla. Secondo me io ce lo metterei, perché man mano che metti le altre cose, tanto allora, la cipolla allora, vanno messi cuoce. Prima quelli secchi. Secchi, sì. Ok. Voilà. Dai. Perché sono quelli già... Che devono prendere più sapore. Giusto. Proviamo questi freschi.
Poi la passata, i pelacchi. Quello che di solito in un frigorifero si trova. Perché è brutto lasciare... È vero, sai cosa facevo? Quando andavo in affitto in Sardegna, c'era mia sorella che aveva invece casa sua di proprietà di fianco. Quindi io tutti gli anni... Stava a San Dio. Tutti gli anni quando svuotavo la casa, le mollavo sempre le stesse cose, tipo... Il sale. Il peperoncino. No, ma tipo il sale ancora lo usa. Il peperoncino che io compro sempre, il pepe, la noce moscata, certo, il marsala secco. E quindi lei in questa casa al mare... dove non usa questi prodotti, ha tipo 8 cose di peperoncino, 10 bottiglie di marsala secco. Che la, con la marsala cucini tanto? Sì, la carne, viene molto bene. Ah, vedi, le scaloppine, so. O magari, non so, il pollame. Sì. È una povera, è disperata. Butto i pomodori. Vai. Voilà. Voglio provare a fare una cosa. Sì, ci vuole. Bravo, che tocco! Vedi sti giudici. Capisci? Poi il sale lo mettiamo dopo? Ma io lo metterei... Ah no, vuoi aspettare di mettere le altre cose? Va bene, ok. Nella pasta invece si mette prima che bolla o quando bolle? No, io quando bolle, perché sennò se lo metti prima poi fa più fatica a bollire. Ah, vedi? Io sapevo questa cosa qua. Io mi fido di te, insomma. Ho venduto più libri te del Papa, per cui lo ricordo sempre questo. Ho venduto più Benedetta Parodi del Papa. E credo abbia anche più seguaci. Dai, adesso un fulmine ci incenerisce. Ma me l'ha già incenerito più di una volta. Sì, ci sarei scampata più adesso, va bene. Che profumino però. Accidenti. Poi il pomodorino secco con la cipolla. Senti, il basilico si mette quando? Io a crudo, a freddo, esatto. Perché è inutile. L'unica cosa, magari ci puoi mettere i gambi. Allora, se metti i gambi in un sugo di pomodoro in una passata, l'hanno sapore, non appassiscono. Io lo faccio, anche il prezzemolo lo faccio certe volte, di mettere i gambi. Mentre la foglia va all'ultimo momento. All'ultimo secondo. Dai, è il momento. Mettiamo, cosa metti prima? Ma io metterei la passata. Va bene. Sicuro? No? No, perché mettiamo prima l'altra. Questo ci mette un po' di più a sfaldarsi. Lo devo tagliare, secondo te? O lo tagli direttamente. Tanto usi questo, come vuoi. Ed io sono un impiccione, che non bello riesco quando... a farmi gli affari miei. Ma meno male. La ricetta è la tua. No, ma meno male. Sai che Fabio mi caccia di casa, infatti. Quando no, da casa lui. No, almeno dalla cucina, sì. Ma il peperoncino all'ultimo adesso? Ecco, anche questa è un'altra domanda. Il peperoncino mi hanno detto che va messo da ultimo se lo vuoi meno forte. Ah, ok. Perché cuocendolo un po' prende... A me piace tantissimo il peperoncino, mangerei tutto piccante. Anche a me piace il peperoncino. Abbiamo gli stessi gusti. Io incomincio a prenderlo, Vai. Così noi ce l'abbiamo lì e non ce lo dimentichiamo. Perché poi il problema è che io le cose se no me le dimentico. Peperoncino. Voilà. Ed è di tua sorella? Sì, questo me lo sono portato alla Sardegna. Vai, io butto anche l'altra. Ecco, brava. Questo è il mio tocco. Oh. Voilà. E a sto punto sale e peperoncino sì, ci stanno, assolutamente sì. Voilà. Passo, ecco, mai mano. Ah sì, sei superstizioso. Tantissimo. Io zero. No? No, io sono superstiziosa sulle cose mie, cioè se mi va bene una cosa poi devo ripetere sempre gli stessi rituali. Quelli. Però sulle cose caratteristiche della scaramanzia no. Io olio e sale sì, ci credo. Ci vuole un attimo il coperchio, che dici? Ma oppure un po' di acqua della cottura. Anche, però io sai, un po' il coperchio. Io direi, buttiamo la pasta. Ok. Copriamo un po'. Vai, lasciamo cuocere. Vado, prendi tu la pasta. Opla. Anche il sale grosso, eh? Io ho messo... Ah, giusto, perché va messa ancora. L'abbiamo messo. Allora, metti il io sale. Io metto il sale e tu metti la pasta. Ok. Vai. Voilà. Butto? Sì. Ottimo. Vai. Io direi pubblicità e poi scogliamo la pasta. Lo siamo qua. Bentornati nella mia cucina, sono con Fabio Canino che si è esibito. Sì. Una meravigliosa pasta, un sugo ai 4 pomodori che è qui che ci aspetta. Sì. E sono... Il pomodoro fresco. Pomodoro fresco, la passata di pomodoro, i pomodori secchi e i pelati. E poi però c'è anche un po' di pancetta. Un po' di pancetta per dare sapore. Certo. E peperoncino, chiaramente. Il peperoncino, assaggiamo la pasta. Con la pinza delle ciglia. Ma sai che allora, ci ho provato in tutti i modi, questo è il modo più facile per non bruciarsi tanto. Voilà. Facciamo un passaggio qui e uno qui. Guarda un po'. Lì. Nel frattempo se vogliamo ballare ancora. Vai con lo spaghetto. Un po' così.
Perché in cucina si balla e si... Brava, però. Ah, come parti bene. Perché la prossima anno non viene ballando con le stelle? Non ci penso neanche. Lo sai, ci sarebbe meraviglioso. Io mi vergogno. Da... Glielo voglio dire a Milly. Io... Scrivete in... Mi gira la testa. Addirittura. No, io sono molto timida. Quando devo muovermi, cioè essere serve? Coordinata... Serve a quello, al di là del ballo. Molte delle persone che vengono ballando con le stelle sono timidissime. Finiscono e continuano a ballare fuori perché è un po' terapeutico, veramente. Magari. Io ti ci vedrei. No, io lo guardo il programma, mi piace da matti perché poi guardo gli altri, però io sono seduta sul mio divano tranquilla. E ce la farò anch'io. Aiuto. Saremo pronti qua, dai, che dici? Sì, io riaccenderei un attimo il fuoco. Sì. In modo che finiamo la cottura qua. Sai che io ho fatto un corso di salsa e merengue con Fabio, ci vedi? Sì, ti ci vedo salsa e merengue, la salsa chiaramente ci doveva essere. Certo. La parola salsa ci doveva che essere. Che ridere, ho mai riso tanto come quell'anno lì. Ma quanto è durato sto corso? È tutta una stagione, abbiamo fatto anche il saggio, Dirty Dancing. Dirty Dancing? E ti ha preso su lui, ti ha tirato su? No, la Clerice è finita nell'acqua. Guarda Antonella, guarda cosa ti sta facendo. Hai capito? Sì, ma... sfregiata. Ma no, dai, ma povera. Guarda, sei tu che me l'hai messo lì a po'. No, l'ho certo. Messo io in effetti. Voilà. Non ho tenuto l'acqua di cottura, aiuto. Ma tanto l'avevamo già buttata un po', ok? Vai. Adesso è il momento, ecco, di fusteria. Troppo. Mi sono fatto prendere. No, però è andata bene, l'hai governato bene questo. Bravo, adesso mi schizza tutto il mio vestito. Anch'io, la maglietta bianca, vabbè. Dovrebbe essere cotta, ci dobbiamo mettere. Ma, dai ancora, dai, un po' uno ancora. Strigolamento. Basilico, hai la piantina sì, proprio sì, c'ho tua. La piantina lì. La mettiamo poi nel piatto, quando facciamo il piatto. Come vuoi. Allora, una cosa, io non metto mai formaggio. Esatto. A me il formaggio non fa impazzire. E noi non lo metteremo. Se poi qualcuno vuole il formaggio, ammesso che a nel parte. Frigorifero della casa. Anche il pecorino casa ci può stare bene, sì. Secondo me. Che dici? No, ma a parte. Inorridito. No, a me non piace. Vuoi poco. Che lo metta così un po'? Ma così sì, fa molto io Italia. So che mi piace tanto sì. Il basilico. E fa molto Italia. Ecco, adesso sfrigola, secondo me si può chiudere. Ok, chiudiamo. Bella. Capisci? Ma bravo. Tu fai. Capito? Moderna. Si vede che hai fatto un colto di salsa e merengue. Si vede proprio. 5, 6, 7, 8, vai. Ok, questo qua cosa ci fa questo cosino qua? Via. Ma tu a casa fai veramente così? Sì, però adesso mi è presa la fissa, eh. Che tutto sia regolare. Sì, sì. Cerco di impiattare bene. Io ho un'amica che addirittura poi pulisce i piatti per togliere certo. Le macchie. Allora, però io quando ho gente a cena non faccio mai gli impiattamenti così. Porto la padella a tavola. Ognuno a casa. È anche più secondo carino, me è più familiare, vero? Sono d'accordissimo. Così fa troppo ristorante. Io metterei ancora una foglia vai, di basilico. Vai, certo, eh. Vai, vai. Dai il tuo tocco. Guarda, proprio troppo. È vero, un lenzuolo. Prendi una più piccola. Più piccola? Così? Buoni. Che dici? Mm. Però un'altra... Guarda, queste piccolissime. Ma carino. Ma questa è una porzione vera? No, troppo poca. No, per me sarebbe pochissima. Ma è giusto così, difatti io sono sempre a dieta. Filo d'olio crudo. Che dici? Sì. Ma guarda che bella. Bella, porto là. È bellissima. Sembra finta, sembra quelle di plastica che si fanno in televisione. Nelle voilà. Pubblicità. Fantastico, grazie mille a Fabio Canino. Grazie a te, ci vediamo l'anno prossimo ballando con le stelle. Sì, esatto, i quattro pomodori, va bene. Grazie. Abbiamo messo a rosolare la pancetta senza l'olio, abbiamo tritato la cipolla, l'abbiamo aggiunta alla pancetta, poi abbiamo messo il basilico nell'acqua, abbiamo tagliato pomodorini secchi e pomodori, li abbiamo aggiunti al soffritto, abbiamo messo anche la passata, abbiamo salato, abbiamo messo i pelati, abbiamo aggiunto il peperoncino, abbiamo fatto cuocere qualche minuto coperto, intanto abbiamo scolato la pasta, l'abbiamo fatta saltare nel sugo, abbiamo completato con basilico e olio crudo. È una vita che volevo fare, una tartatin non dolce ma salata, dove a caramellare invece di essere le mele sono i pomodori. I pomodori sono tanti, sono addirittura 10. Se volete essere precisi come me oggi, li sbollentate un secondo nell'acqua, anzi potete anche inciderli leggermente così. Così. Proprio un secondo per togliere la buccia. Se invece non ne avete voglia, la fate questa tartatin con i pomodori con la buccia, non succede niente. Questo è un passaggio in più. Ecco qua, un
intanto incomincio a prendere il pane, 6 fette, lo trito un attimo. Poco per volta, adesso i pomodori li devo togliere perché non è che devono cuocere. Le briciole sono pronte. Vediamo come stanno i miei pomodori, si possono tirare via. Ok, come nella tarta ten classica le mele vanno intere, qui anche i pomodori non è che vanno tagliati a pezzetti piccoli. Allora, incominciamo a sbucciarli. E voilà. Ok, adesso che l'ho sbucciati, devo tagliare la calotta e svuotiamo la polpa delicatamente, senza romperli troppo. Perché noi dovremo poi riempire i pomodori con questo crumble. Naturalmente con tutta questa polpa qui che abbiamo avanzato facciamo un ottimo sugo rosso e lo mettiamo da parte. Ok, io metto già un pizzico di sale all'interno di questi pomodorini e li faccio sgocciolare un po', capovolti così. Adesso dobbiamo soffriggere il nostro crumble, le nostre briciole di pane, quindi olio, un po' di spicchietti d'aglio schiacciati così danno sapore, ne ho messi 3, mettiamo la nostra mollica. Facciamo tostare bene e insieme ci facciamo tostare anche i pinoli, diciamo 2 cucchiai, 1 e 2, un po' di sale e un po' di pepe. Prezzemolo tritato e la scorza del limone, molto mediterraneo. Ok. Dei profumi, si sente l'aglio, il pane, il limone. Che bontà. Adesso bisogna riempire i nostri pomodori con questo composto. Io li metto già direttamente nella padella dove poi faremo la nostra tatin, quindi un goccino d'olio. Io li metto già in piedi così e li farcisco. Ecco, evitiamo di mettere lo spicchione d'aglio che... Ancora qualche pezzettino di basilico su ogni foglia, su ogni pomodoro, straparlo, è proprio un effetto delizioso. Allora, cominciamo a far rosolare un attimo in modo che l'olio si scaldi e poi metteremo lo zucchero. Ok, sono passati 5 minuti, io posso già anche spegnere il fuoco. Metto un cucchiaio di zucchero, lo spargo un po' in giro, così sono sicura che è andato ben sotto. Allora, è il momento di mettere la pasta sfoglia. Eccola qua. La appoggiamo e poi la dobbiamo rincalzare all'interno dei nostri
pomodori in questa maniera. Che roba bella, non vedo l'ora di girarla. Allora, la bucherella un pochino, perché poi la sfoglia gonfia, se no ti frega. Così. Adesso io la spennello appena appena con un po' di uovo, così rimane anche più bella e lucida. E la cuocio in forno a 200 gradi per 30 minuti. E voilà. Passati i 30 minuti canonici, noi tiriamo fuori la nostra torta dal forno. Così. Ah, ancora calda. Prima di girarla però la facciamo di nuovo scaldare, perché lo zucchero caramellato ha reso appiccicosa la base e se no non riusciamo a girarla. E poi anche per dare ancora un po' di caramello, di gustino caramellato alla nostra torta. Sentite che subito sfrigola, Dopo che l'avete fatta caramellare un po', spegnete, assicuratevi che si muova. Certo. Bisognerebbe essere un po' più forzuti in cucina. Ecco perché gli chef sono tutti uomini. Completiamo con un po' di farcia che abbiamo avanzato. Un po' di basilichino. E naturalmente una girata d'olio. Il bello di questa torta è dentro, no? Morbida e golosa, meglio di una torta dolce. Ho sbollentato i pomodori per sbucciarli, ho tritato il pane, ho tagliato la calotta ai pomodori e li ho svuotati. Li ho capovolti per farli sgocciolare con un po' di sale. Ho rosolato il crumble con olio e aglio, ho aggiunto pinoli, sale, pepe, prezzemolo, la scorza di limone. Ho farcito i pomodori con il crumble, li ho sistemati in un'altra padella con l'olio, ho aggiunto anche il basilico, ho fatto rosolare. Poi ho messo lo zucchero, ci ho sistemato sopra la sfoglia bucherellata, ho spennellato con l'uovo, ho cotto in forno a 200 gradi per 30 minuti. Infine, prima di girare la mia torta, l'ho ripassata in padella per qualche minuto. Ciao Alessandro, cosa mi prepari di buono oggi? Oggi prepariamo un cocktail leggero. Con prodotti solo mediterranei. Ottimo. Quindi ti ho portato dello zucchero bianco, ho preparato una spremuta d'arancia con arance di Sicilia, del brandy, del limone, dell'arance, del pomodoro poi per colazione. Okay. E cos'è il succo di pomodoro? 5 cucchiai di succo di pomodoro e un po' di peperoncino. Osteria. Allora iniziamo. Prendiamo il nostro limone, ne mettiamo 4-5 pezzettini nel bicchiere. E si pesta questo? Con lo zucchero bianco, okay. Sempre a coprire. Questo cocktail poi lo dedichiamo a Lorenzo, nostro chef, che lui è amante di piccante. Sì. Va bene. Quindi lo chiamiamo così. Dai, lo chiamiamo cocktail così. Lorenzo. Adesso prendiamo il nostro peperoncino e ne mettiamo una punta a te che non piace tanto. Sì. E per Lorenzo un cucchiaio. Un cucchiaio. Prendiamo il pestello e gli diamo una girata. Ah, ok. Mamma, cioè una roba tosta. Perché se lo pestavi assieme diventa troppo forte. Io mi fermerei qua. Adesso prendiamo il ghiaccio e riempiamo il bicchiere. Ma è bevibile, sì, col peperoncino. È un grande aperitivo. Poi io mi immagino già uno di questi cosini che mi va per traverso e io muoio. Mi vedo già, sono tutto sudata, così, questo coso in gola, guarda Alessandro, sta attento. Allora, versiamo 5 cl di brandy. 5. Ormai conto nella mente, sono diventata grande. 3, 4, 5. Poi prendiamo il nostro succo di pomodoro, che ricordiamoci è un 5 cl. E 5 cl di spremuta d'arancia.
Poi prendiamo il nostro Boston e gli diamo una bella shakerata. Ricordate, non? Bravissima. Colpettino sopra, giralo, pollice sopra, apri bene la mano destra e col sinistro lo metti così. Ok. Andiamo. Perfetto. Uh-huh. Giù, parte vuota, colpetto col... Perfetto. Vai. E versiamo. Poi prendiamo i nostri rametti di pomodoro ciliegino e facciamo una piccola decorazione. Sei esagerato. Una fettina d'arancia, visto che ce l'ho spremuta. Bello! L'aspetto è molto bello. Adesso devi provarlo. Non lo so se lo proverò. Mi suona il telefono. Fidati. Buono, sì. È stranissimo. Sei fidata, dai. Bravo, Ale. Ciao, Benedetta. Che buono. Non è vero. Non è vero, è buonissimo. E non è neanche troppo piccante. Poi è bello, mi piace un sacco. Allora, adesso noi facciamo un aperitivo proprio sfizioso, ligure, si chiama Marò ed è una sorta di purè fatta con le fave che poi si accompagna ai vari salumi. Una vera delizia. Qui abbiamo le fave, eccole qua. La cosa noiosa è che le fave arrivano con questa pellicola, no? Un po' più scura, che non è tanto buona e neanche tanto bella da vedere. E bisogna con santa pazienza tirarla via. Però poi alla fine ne vale la pena. Queste sono sbollentate e quindi poi tirare via la pellicola risulta anche più facile. A crudo è peggio. Ok, dunque qui abbiamo 400 grammi di fave e le abbiamo fatte cuocere per 10 minuti. Questo è il risultato. Bisogna fare una sorta di crema. Quindi mettiamo nel mixer le nostre fave. Quattro rametti di timo. Sa molto proprio di Mediterraneo. Questo lo teniamo per la guarnizione. Uno spicchietto d'aglio, togliendo la parte verde. Poi ci mettiamo il sale e un po' d'olio. Incominciamo con due girate così d'olio. Cominciamo a tritare. Aggiungo anche 2 o 3 cucchiai di parmigiano. E ancora un po' d'olio. Dovrebbe essere a posto, eh? Io ho già preparato un tagliere perché questo marò si serve con i salumi e con dei bei crostoni di pane tostato. Pepe ci sta bene, secondo me. Questo lo rende ancora più mediterraneo. Insomma, è veramente un patè, chiamatelo come volete, da provare, il marò. Ho sgusciato le fave sbollentate, le ho tritate con il timo, l'aglio, il sale e l'olio. Ho aggiunto anche il parmigiano, ancora un po' d'olio e ho tritato ancora. Ho servito con salame, pane tostato e un pizzico di pepe. Ecco il nostro menù mediterraneo di terra. Abbiamo la spuma sorpresa, abbiamo questa favolosa tartatin fatta con i pomodori e le briciole di pane, poi abbiamo gli spaghetti ai 4 pomodori, proprio un trionfo del Mediterraneo, e poi una doppietta di melanzane e formaggio, che sono veramente golosi messi insieme. Allora, io vi ricordo che sono sempre qui tutti i giorni, da lunedì al venerdì alla stessa ora, per cucinare insieme. E adesso mi assaggio la pasta ai 4 pomodori, perché è buonissimo. Invece di buttare via la buccia di un limone spremuto, mettetelo nel lavandino insieme ai piatti sporchi, così quando li laverete il limone li renderà più profumati e sarà anche più facile sgrassarli. Per un
una cottura alla griglia perfetta, spennellate la vostra carne o il vostro pesce con l'olio e poi salate solo all'ultimo momento.